I'm Steve Jobs. Believe it or not, Steve Jobs did not invent anything. He was neither an engineer, nor a computer wizard, nor a scientist. And yet without him, no one would ever have witnessed the Macintosh or the iMac. No one would ever have listened to music on an iPod or made a phone call using an iPhone. And of course, no one would ever have surfed on an iPad. Jobs did not design his products, but well before anyone else, he understood that they would change our lives. Take a look at the screen. And I can move the screen with just a touch. The coolest thing about iPod is that your entire music library fits in your pocket. A phone and an internet communicator. This is one device, and we are calling it iPhone. And here we are, right at the New York Times. You can see how fast it is. He presented each new product as an insight into the future, and he made it all so very cool. He was a visionary, an incredibly charismatic boss, and had excellent communication skills. But he was also authoritarian, ruthless, and a megalomaniac. Just like this. Gianluca, cosa hai fatto agli occhi oggi? Sono color Sky Sport, come mai? Sono più intensi. No, deve essere il vestito. Dici, richiamano pure lo sfondo di lo Sky sfondo, Inside. Pure, sì. Si mezzucci di proprio seduzione. Ma che cosa dici? Una volta che mi fa un complimento, infatti, dai, tante volte mi ha Sky Inside non gli ho mai detto niente di carino, scusa. Ha cambiato gli occhi, invece è un complimento, lo sta bellissimo. Sì. Hai gli occhi nuovi. Senti, Gianluca, l'appuntamento con le notti di Champions è... su Sky Sport. Su Sky Sport. Ogni volta che c'è una partita di Champions League, ovviamente. Di solito il martedì e il mercoledì. Se nulla cambia. Se nulla cambia. Seguiamo Milan e Juve nel frattempo e vediamo cosa succede. Sì. Oh. Speriamo che arrivino in forma. Non lo chiamare Messi, non gli dir niente perché tu mi sa che guarda. Ci pensate voi, tic, a mandare il. Fabio. Innocentemente. Grazie Gianluca, ciao. Grazie mille. Grazie a voi. Saluto grazie. Il resto della squadra. Senz'altro, grazie. Nella mia giornata ci vorrebbero 36 ore, le partite di calcio, Masterchef, Fox Crime. MySky è assolutamente il mio piccolo assistente, riesco a riguardare le cose che di giorno non riesco a guardare. Una volta stavo portando mio figlio in piscina. Mamma, ci siamo dimenticati di registrare il wrestling. Prendo il mio smartphone, applicazione guida TV, registro a distanza. Se io non avessi MySky, la testa mi fa boom, 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 boom. Torna l'Europa League. Preparati a una raffica di gol. E con Diretta Gol non ne perderai nessuno. La lunga corsa verso la finale di Amsterdam, con tre italiane in campo. L'Europa League live in HD da giovedì 14, solo su Sky Sport. Ogni domenica. Spazio personale! Solo perché sono fratelli! Che c'è? Hai qualche problema? Esatto, ho qualche problema! Non significa che seguano le stesse regole! Tu non hai nessun rispetto per la nostra fratellanza! Oh no! Oh sì! Allora sei pronto, Re Boss? Sono pronto, Re Boomer! I nuovi episodi di Coppia di Re! Ogni domenica alle 14 a Disney XD! Sapevi che avevo un altro fratello? In fondo non siamo tutti fratelli? Gente, abbiamo un cambio d'ospite durante questa puntata di Sky Inside qua sul nostro divano. Fabio, cioè, ultimamente i nostri ospiti stanno cambiando a una velocità supersonica, ultrasonica. Io direi subsonica, punto, basta, non aggiungere subsonica? Altro. Eh sì. Vuoi fare riferimenti a Davide Di Leo? Busta! Ciao Davide! Qua. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao a tutti! Come stai? Bene, bene, molto bene. Molto bene, grazie molto per bene. Questo invito. Sei arrivato a Torino? Sono arrivato da Torino molto velocemente. Non abbiamo conflitti di interessi col fatto che prima lì c'era seduto Vialli, Juventino, tu sarai tu. Allora faccio una scena che è già stata fatta alla televisione. Ultimamente però... è stato spolverato, sì, qualche seduta, è vero. Va bene, busta Davide. Allora, sei qua perché sei approdato su Sky Arte, sì, con un programma bellissimo. Speriamo. In 5 minuti tu ci racconti un libro e ce lo musichi. Ma è un'esperienza molto molto divertente e affascinante. Io non sono un conduttore... vorrei poter dire non sono un musicista, ma quello effettivamente quello devo sei. Smentirmi. Non sono un critico letterario, però ho una grandissima passione per i libri. E la possibilità che mi ha dato Sky Arte di mettere in musica dei libri è stata... Non ho potuto non prenderla al volo e godermela tutta. Noi abbiamo fatto queste 40 puntate, sono molto veloci, sono puntate da 5 minuti in cui per 2 minuti e mezzo
racconto uno dei miei libri preferiti. Poi mi sposto e ho scritto per ogni libro quella che potrebbe essere un'ipotetica colonna sonora e è un modo per, spero, per incuriosire alla lettura. Quindi più che raccontare la trama del libro e tutto, per dare proprio un'atmosfera e per suscitare un minimo di interesse per cui le persone possano andare poi in libreria a affascinarsi un pochino. Quindi la tua è una crociata per la letteratura. Da una parte vuoi portare, avvicinare al mondo della letteratura, dei tuoi libri, diciamo, preferiti, cult, una certa parte di pubblico. Dall'altra, con la musica, prendi anche invece gli amanti appunto della tua musica. Questo è quello che mi piacerebbe fare. A me cercavo uno spazio in televisione che fosse uno spazio cortese, nel senso migliore del termine. E l'opportunità di avere questo programma in mano è il mio spazio perfetto, perché parlo finalmente di libri, che è una cosa che mi piace tantissimo, e continuo a fare quello che più o meno so fare, che è suonare il pianoforte, le tastiere. Poi abbiamo allestito uno studio molto divertente in cui da una parte si racconta, dall'altra si suona, tanti giocattolini con i quali divertirmi. Beh, è un bel modo anche di contaminare... Sì, perché dovrebbe, guarda, forse solo in Italia in realtà c'è, ci sono una serie di steccati che ogni volta tocca superare saltando veramente molto alto, perché in altri posti del mondo non succede così. Se tu hai un'esigenza espressiva, questo a me è quello che mi sono sempre ripetuto forse per convincermi, però quando hai un'esigenza espressiva cerchi la modalità migliore per raccontare quello che hai in testa. Può essere una canzone, può essere un libro, può essere un editoriale, può essere quello che sia, ma se... lo strumento è quello che è. E tu in 5 minuti ci parli delle tue più grandi passioni, appunto, la letteratura e la musica. Che esatto. Lettore sei, onnivoro? Sono un lettore onnivoro, spostando un pochino il baricentro nell'arco degli anni. Sono partito dall'entertainment dopo aver rigettato la lettura nell'epoca scolastica, che è un mio grande rammarico, perché come fino a 20 anni ho letto pochissimo. L'unico libro che ricordo di aver letto, anzi gli unici due libri che ricordo di aver letto all'epoca del liceo furono Il maestro e Margherita, e Michael Ende con La storia infinita. Perfetto, bellissimo. Bom, e finiva lì. Poi quando invece, per paradosso, quando ho cominciato a fare il musicista, andarmi in giro nei tour, avevo molto più tempo libero e anche la libertà di poter scegliere che cosa leggere. Ti sei e da lì è diventata, sono diventato un lettore compulsivo. Poi nell'arco degli anni cresce Kami, mi sono avvicinato alla saggistica, ho imparato a leggere più o meno tutto, perché più o meno tutto mi piace. È affascinante, un mondo a cui non rinuncerei mai. E visto che chi ci racconta tutto ciò è Busta, la trasmissione come si poteva chiamare se non... Buxta. Buxta. Oggi raccontiamo Il piccolo principe. Antoine de Saint-Exupéry.